Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è mercoledì 30 gennaio, il mese sta finendo, ragazze, è finito gennaio praticamente. Benvenuti nel regno del caos perché è mattina, ho già portato Fede a scuola da un'ora e mezza, due. E in casa regna il caos. Mi devo sbrigare veramente a sistemare tutto, a fare i letti, a pulire, perché appunto oggi è giornata super speciale perché oggi vedremo la nostra piccolina, quindi sono emozionata e come ogni volta d'altronde. E sì, oggi in modalità casalinga frustrata, cioè i capelli sono puliti in realtà, li ho legati perché quando faccio pulizie, queste cose qua, me li tiro su. Mi sono anche già truccata così non lo devo più fare dopo. Dovrei anche farmi una tinta perché, vabbè, sto cercando di resistere, di farla dopo il parto, vediamo un attimo se ce la farò. E niente, quindi adesso mi vado a sbrigare, vado a pulire veloce e poi ci teniamo compagnia e fino al dopo ecografia. Dio, che emozione. Ste cose sempre quando sono sola, ovviamente. Sono arrivati un po' di pacchi Amazon. Ora poso tutto e vi faccio vedere. Ragazze, ragazze, sono troppo felice, anche perché avevo il totale terrore perché si sono anticipati tantissimo con la consegna. Praticamente abbiamo fatto l'ordine l'altro ieri e mi dava consegna il 4 di febbraio, quindi ero tranquillissima. Oggi, anzi, ieri sera ho controllato, ho tracciato il pacco e mi dava consegna domani, cioè oggi. E avendo appunto la visita dalla ginecologa alle 16 con Riccardo, non c'è nessuno a casa oggi, quindi ho detto no, vabbè, devono arrivare per tempo perché altrimenti è un casino. E quindi insomma sono contenta anche perché anche domani non ci sarei stata perché devo andare a fare degli esami. Quindi sono troppo felice che siano arrivati adesso, così ho anche il tempo di aprirlo, di farvelo vedere. E quindi mi armo di forbici e arrivo. Allora, parto da questo qua un po' più piccolino. Vediamo se riesco a non fare pasticci. Sapete che io per i pacchi sono un po' negata. Allora, anche perché quelli di Amazon sono sempre chiusi strabene, quindi ce l'ho fatta facendo miliardi di pezzi di carta. Super imballato bene, tra l'altro. Allora, qua ci sono tre body che ho acquistato con uno super sconto. Sono in puro cotone. Aspettate che ve li apro. E mi piacevano anche un sacco le fantasie. Sono legati tra di loro perché erano proprio in offerta insieme. Comunque, uno è così, tutto a righe, lilla e bianco e viola scuro. Uno ha tutti i pois colorati, sempre delle stesse tonalità, e questo è bellissimo, con tutti i cuoricini. In realtà le ho presi perché a parte che erano in offerta tutti e tre in puro cotone a 4 euro e non erano i classici bianco, rosa, che ne ho già diversi dai 3 mesi in poi, mi sono resa conto guardando tutto quello che avevo di vestiario che mi mancavano almeno 3-4 body piccoli a manica corta. E quindi insomma ho approfittato che dovevamo fare ordini di altro genere e ho preso anche questa offerta. E poi, tada! Scalda biberon. Questo qua, ho guardato un po' di recensioni. Questo qua è veloce, fa biberon e vasetti, quindi anche per scaldare eventuali porzioni che farò di pappine, insomma, è utilissimo e mantiene il caldo, quindi una volta che vi scalda il latte che vi siete tirati o quello artificiale, ve lo mantiene anche caldo, quindi fantastico. Insomma, ho visto un po' di recensioni ed è super wow questo, ed era in offerta praticamente quasi al 50% di sconto, quindi ne ho super approfittato. Sono troppo contenta. Poi, quindi questo via, ci metto tutte le cartacce
dentro e poi quando oggi scendiamo buttiamo tutto. Poi, mamma mia, ha fatto un disastro, Ok. Invece, scusate se mangio la gomma, ma ho un po' di nausea, quindi mi aiuta sempre un po' la menta. Apro questo qua gigante, che è praticamente il mangia pannolini, che è da un po' che volevo. E non avendolo avuto per Federico, mi sono pentita tantissimo di non averlo preso anche per Federico. E quindi l'abbiamo preso adesso. E questo qua è super bello, ora vi spiego tutto. Anche questo era in offerta. Ed è praticamente questo qua. Non so se lo vedete bene. Odur Off mangia pannolini della Chicco, anche questo. Aspettate che faccio spazio e ve lo mostro. Eccoci qua. Allora, questo qui è appunto il mangia pannolini sistema controllo odori della Chicco. La cosa bella di questa, quindi io ve lo straconsiglio perché ho visto prima di acquistarlo, abbiamo visto un sacco di recensioni. Intanto vi contiene fino a 25 pannolini, che è comunque tanto, e non ha costi di ricarica. Vedete qua che c'è il maialino salva soldini, perché potete mettere i sacchetti che volete. Quindi io prenderò quelli di Tigotà, che sono a 99 centesimi, sono profumati, ce ne sono tipo 25 sacchetti. E, oppure se li avete finiti, quelli profumati, non importa, perché tanto questo isola gli odori. E potete mettere anche il sacchetto della spesa, per dire, potete utilizzare i sacchetti che volete. Fighissimo, perché dopo lo apro e lo monto e vi faccio vedere il funzionamento, ma un funzionamento super super comodo, rapido e veloce, quindi sono troppo contenta che lo abbiamo acquistato, perché è veramente una cosa, sembra una cosa, cioè non è essenziale, ma è una cosa super comoda, soprattutto poi in previsione anche poi dell'estate, perché comunque io cambierò pannolini anche quest'estate, quindi si formerebbero parecchi odori, e noi abbiamo già un cane, quindi che a volte evacua in casa, perché comunque può capitare e non è proprio il caso di riempirsi di odori, insomma. Quindi questo è super super consigliato e lo trovate su Amazon anche. Sinceramente lo trovate a molto meno che in negozio, quindi io vi consiglio di guardare online. Allora, mi sto preparando per andare via, perché appunto Riccardo sta arrivando e alle 4 appunto avremo la visita, e mi ha detto appunto di farmi trovare pronta, quindi mi sa che il mangia pannolini lo montiamo dopo. Vediamo se ci sono aggiornamenti. E niente, quindi insomma mi sbrigo, anche perché mi devo ancora vestire. Mi ritocco un po' il fondotinta, giusto appena appena, perché mi vedo un po' pallida col fatto che... anzi, scusate tra l'altro se ogni tanto mi sentite tirare su col naso, ma... non so se è rinite gravidica o se è un vero e proprio raffreddore, non lo so, però non sono proprio informissima. E niente, quindi un po' di colore sulle guance, giusto per non sembrare troppo cadaverica, e poi vado a vestirmi. E direi che ci siamo. Ok, possiamo andare a vestirci. Sono, scusate la luce artificiale, ma ho già chiuso tutto perché stiamo praticamente uscendo. Sta arrivando anche Riccardo. Mi sono messa una felpa nera che praticamente non arriva neanche più
fino giù, però per un mese non sto a comprare mille felpe, mille cose. E questa è la maglia, molto semplice, ha tipo costine. Però è veramente una delle poche che ancora mi sta. Scusate, ma sono veramente un po' raffreddata. E niente. Adesso mi metto ancora. Quando torno dovrei anche stirare tutte quelle cosine. Ho fatto anche due boccolini giusto per definire un po' il capello perché era un pochino tendente al crespo. Niente, adesso preparo anche qualcosina di super veloce per Riccardo perché poverino deve ancora pranzare, più che un panino non riuscirà a mangiare, quindi glielo preparo un attimo. Ce la posso fare. Eccomi ragazze, allora scusate il mega salto temporale perché sono praticamente le 8:30 di sera. Siamo tornati dalla visita, tutto a posto, Alessandra cresce bene, però dopo vi dico bene nel dettaglio, però vi volevo un attimo far vedere cosa abbiamo comprato al CRAI perché ci mancavano giusto poche cose e quindi abbiamo fatto una tappa al CRAI e in farmacia, ma vabbè, questo ve lo risparmio, non c'è nulla di che. Allora, abbiamo preso i succhi di frutta per Federico per la scuola perché erano, ops, mi è volato un succo, mi è finito l'altro, eccolo qua, per la scuola appunto perché li aveva finiti e quindi li ne ho presi uno all'albicocca e uno alla pera. Poi abbiamo preso la pastina, guardate che carina, questa non l'avevo mai vista con l'alfabeto, quindi ho pensato per Fede potrebbe essere simpatico, per appunto una minestrina, queste cosine qua in brodo. Poi uno yogurt da bere alla banana, poi chewing gum alla menta. Poi ho preso 2 etti e mezzo, mi pare, di prosciutto cotto. Poi abbiamo preso i plum cake classici sia per la scuola di Fede o per fare merenda o anche a me piacciono a volte a colazione. Poi ho preso di nuovo questi qua che vi erano piaciuti tanto anche per fare il video mukbang, avevo mangiato mi pare questi con voi. Sono veramente buoni, sono al teriyaki e li avevo già presi, sono buonissimi. Carne per Nala, 2 confezioni di pane normale bianco, 2 confezioni di parmigiano reggiano DOP della CRAI, ne ho prese 2 confezioni. Poi ci ispiravano questi crema dessert, magari per non so, dopo cena da smezzarlo, anche perché è bello grande, oppure per una merenda da provare, insomma, erano in offerta. Poi pasta, perché abbiamo un sacco di spaghetti, ma abbiamo finito tutta la pasta corta, quindi abbiamo preso i cellentani che mi piacciono un sacco per la forma, sono molto carini e li preferisco ai fusilli. Poi le uova, 6 uova grandi, l'altro pacco di pasta che sono penne rigate normalissime e la Simmental. Quindi abbiamo preso proprio solo queste cosine qua. E poi ora vi volevo mostrare, siamo passati anche da Universo Bimbo, ora vi mostro anche alcune cose di Universo Bimbo. Eccomi qua, devastata. Scusate la faccia, ma sono un po' stanchina.
Allora, li appoggio qua con i miei capelli da pazza, sì, perché poi dopo che faccio la doccia io li leggo con l'elastico, faccio proprio il puccio, no? Poi quando li slego sono un completo disastro, ma vabbè, non fateci troppo caso, mi giro un pochino così forse vedete un po' di più. Allora, da Universo Bimbo abbiamo preso delle cosine che ci mancavano, diciamo, a parte il dépliant, perché a me piace un sacco leggere i dépliant. Soprattutto appunto se l'Universo Bimbo non l'avevo ancora letto, quindi l'ho voluto prendere. E poi ho preso questo qui, c'era sempre il volantino, perché ci piacerebbe poi prendere uno di queste, uno di questa linea, insomma, per l'improntina poi di Alessandra, però ovviamente aspettiamo perché presto, però iniziamo a guardarcelo. Allora, da Universo Bimbo ho preso i quadrotti morbido cotone che mi mancavano, quelli grandi grandi, e voglio poi vedere se li trovo in offerta magari al supermercato, perché lì non è che fossero proprio super convenienti. Poi ho preso l'amido di riso lenitivo e rinfrescante, che è molto più, è 100% amido di riso puro. E si può utilizzare appunto fin dalla nascita, quindi per lavarla magari solo il culetto, le parti intime senza bagnare l'ombelico, insomma. E poi dopo anche per fare i primi bagnetti va benissimo. E ci sono dentro 6 bustine, quindi in buste, e ogni bagnetto serve una busta praticamente. O meno, così dice nella scatola. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti che vi faccio vedere, così mi dite già la vostra eventualmente. Sapete che può sempre essere utile. Poi ho preso una scorta di fisiologiche, queste qua sono della Chicco, erano in offerta a 6,90 € 40 fialette, e ci sono 10 pezzi per scatola e sono 4 scatole, quindi ne abbiamo prese, così anche di queste per un po' siamo a posto. Poi ovviamente da abbinare ho preso Narinel per pulire il nasino della piccolina. E vabbè, adesso non sto ad aprirvelo, comunque è praticamente c'è il sondino appunto dove voi tirate su con un filtro e si infila, dopo aver infilato la fisiologica nel nasino andate praticamente a liberarle il nasino. Poi ho preso un talco. Sì, un talco, insomma, polvere alta protezione, rinfresca e assorbe della Fissan. Questo qua. Poi ho preso l'olietto della Fissan nutriente con olio di avocado e vitamina E, fatto così piccolino, giusto per provarlo, anche perché l'olio dura veramente tanto ed è di 200 ml. E poi ho preso ancora queste salviettine qua, antibatteriche, disinfettanti ad azione rapida per se cadrà il ciuccio quando si è in giro, insomma, una cosa veloce per andare a pulire, insomma, le cosine sue che cadono per terra, ecco, da tenere in borsa. E basta, questi sono gli acquistini di Universo Bimbo. Adesso ceniamo perché ho abbastanza fame e poi dopo vi raccontiamo della visita. Eccomi ragazzi, allora scusate se, come vi dicevo già stamattina, ma adesso ancora peggio, tiro su col naso a volte, ma non sono molto in forma. Credo di aver preso anche l'influenza per non farci mancare niente. Comunque, tanto mi dovevo struccare. E ho pensato di chiudere almeno il vlog perché mi dispiaceva lasciarlo così a metà. In realtà vi volevo far vedere ancora alcune cose, però non ce la faccio. Sono sincera, ho bisogno di dormire. Adesso ho preso anche una tachipirina e vediamo se domani mi sveglio va meglio, anche perché ho una ghiandolina qui lievemente che mi dà fastidio, e mi è già successo non in gravidanza, e ho sempre il medico è arrivato sempre a darmi l'antibiotico, quindi sono un po' preoccupata perché non lo potrei prendere, credo, in gravidanza. E boh.
Spero che i miei anticorpi riescano a combattere questo virus influenzale da soli, senza troppi aiuti, anche perché più che la tachipirina non credo di poter prendere. Adesso vedo come va domani e in caso scriverò, chiamerò la mia ginecologa e vediamo un attimo cosa posso fare. E comunque, tra l'altro l'ho vista oggi, ma non stavo così male, quindi altrimenti già glielo dicevo. Vabbè, comunque, mentre mi strucco ci tenevo anche a dirvi dell'ecografia. Mi spiace non avere immagini questa volta, ma ci siamo goduti a 360 gradi la visita, anche perché è l'ultima, quindi è stata l'ultima, non ce ne saranno più, credo. Anche la ginecologa infatti mi ha salutata in maniera proprio con in bocca al lupo e tutto quanto, quindi mi sono anche un pochino commossa, sono sincera. Siamo rimaste proprio con un vienimi a trovare con la bimba, quindi mi ha fatto, sono sincera, quando sono uscita di lì mi ha preso un attimo di emozione, panico, una serie di emozioni, e mi veniva anche da piangere, insomma. Ero un attimino sconcertata, dicevo, ma come, già ci siamo, non me ne rendo conto. E invece già ci siamo. E sto pensando se devo fare altro, sono un po' rintontita perché ho davvero messo un goccettino di crema, questa qua della Nivea, che mi piace un sacco il profumo, anche se sento ben poco, però mi rilassa un sacco. Sì, appena appena lo sento. Sono messa malissimo stasera, ragazze. Comunque, ci tenevo appunto a farvi sapere che la visita è andata bene, che la bimba pesa intorno ai 2,7-2,8 kg. E quindi insomma sta bene, bella cicciotta. Secondo la ginecologa, essendo già in posizione cefalica, quindi la mia paura, il mio timore era che fosse ancora podalica, invece sono contenta che è già in posizione, è già incanalata, cioè proprio pronta per uscire. Infatti me l'ha detto, potrebbe anche anticiparsi, quindi siamo sull'attenti. E proprio per quello oggi, quando siamo usciti di lì, abbiamo voluto comprare le ultimissime cose che mancano, insomma, così domani, salute permettendo, finisco finalmente di stirare i famosi asciugamanini, l'accappatoietto, che tra l'altro magari domani, se riesco e sto meglio, vi faccio un vlog, vi faccio vedere le ultime cose che volevo farvi vedere e facciamo insomma queste cose un po' di casa. Poi domani passeranno anche i miei a trovarci, quindi se non sto male faccio un piccolo vlog dove vi dico queste ultime cose, che fazzoletto alla mano, che volevo dirvi oggi, ma ho bisogno di dormire. E poi appunto, insomma, vi dico le ultime cose. Adesso vado perché sono un po' stordita. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacino e ci vediamo al prossimo video. Ciao!